Un mese fa la vittoria matematica con abbondante anticipo del campionato di Serie D, un mese dopo l'avvicendamento al timone della società. Danilo Quarto non è più il presidente del Cerignola, torna al suo posto Nicola Greco, che fungerà da dirigente di riferimento nella prossima stagione a livello professionistico. È un passaggio, diciamo, formale, ma è un passaggio, diciamo, che è dettato da valutazioni e da sicuramente rapporti che ci sono stati tra presidente e ex presidente del Cerignola Calcio Danilo Quarto e l'attuale, direi di nuovo su rampa di lancio, Nicola Greco, presidente, che alla fine ha sempre sostenuto la causa del Cerignola, l'ha creata lui questa realtà, ed è stata una conseguenza di questi confronti che hanno riportato Nicola Greco al timone di questa società. Nicola Greco, presidente dunque, è tornato colui che ha portato il Cerignola dalle categorie regionali sino alla Serie D. È un patrono ambizioso, sicuramente vorrà costruire un organico all'altezza della situazione, anche sul palcoscenico professionistico. Però la prima cosa da fare è pensare con umiltà e di essere calmi e cauti, visto che comunque abbiamo una società importante, un presidente che comunque ha la volontà di voler crescere, di portare questa società sempre più ad essere un riferimento per il calcio italiano, perché Cerignola oggi è un riferimento grazie a quello che si è costruito in questi anni, e sicuramente il presidente Nicola Greco ha fatto di tutto per portare questa società attraverso il suo impegno a essere, come dire, considerato nel panorama nazionale. Quest'anno ci siamo riusciti ancora più in maniera determinante attraverso comunque una vittoria del campionato, e in questo momento credo che la cosa più giusta sia da fare è essere calmi, cauti e soprattutto di non fare voli che non esistono, perché significherebbe essere presuntuosi e, secondo il mio punto di vista, si sbaglia veramente così tanto nel fare queste considerazioni. La stagione tuttavia non è ancora terminata. Il Cerignola, insieme alle altre 8 vincitrici dei gironi di Serie D, sarà presente ai nastri di partenza della Pool Scudetto giovedì, il sorteggio per definire l'ordine degli incontri del triangolare sud, che comprende anche Gelbisone e Giuliano. L'obiettivo è molto chiaro: provare a vincere. Questa Pool Scudetto è chiaro che era qualche anno che per il Covid non si disputava, è ovvio che dà un prestigio ancora di più a quella che è una stagione. Lo affronteremo come abbiamo sempre fatto, tutte le partite, nonostante non abbiamo vinto, noi abbiamo affrontato tutte le gare con una grandissima professionalità, con un grandissimo ardore agonistico, e di questo voglio ringraziare veramente sia lo staff che a partire dal mister, a tutto lo staff, a tutto l'ambiente di lavoro, ai giocatori che stanno dimostrando veramente di tenerci, di stare sempre sul pezzo, di lavorare ogni giorno come se fosse la prima di campionato, e di questo veramente sono felice di aver trovato delle persone, soprattutto oltre che professionisti, che non mollano mai, e di questo veramente la città, i tifosi, la società e io in primis siamo orgogliosi.